questo progetto nasce diversi anni fa e ovviamente non nascondo un po' anche la sorpresa nel pensare che siano già trascorsi 10 anni con questa velocità. Ringrazio la presenza di Eliana Potteri in rappresentanza dell'Istituto Verona Trento, il più fedele, devo dire, nel corso degli anni ad una partecipazione, ma non solo questo, anche in termini di attività è attrezzato con una sala audio-video, il centro risorse, che è comunque sempre a disposizione per tutte le scuole di Messina e provincia per sviluppare attività laboratoriali in campo di audiovisivo, è attrezzato con una sala doppiaggio ed è abbastanza utilizzato da tante scuole. Perché queste iniziative hanno bisogno di essere condivise, di avere un momento di credibilità e quando ancora non sono catalogate in una certa maniera, a volte si riscontrano delle difficoltà. Dall'anno scorso il Cerchio Scuola Film Fest è entrato a far parte nel piano nazionale del cinema per la scuola, riconosciuto dal MIBAC e dal MIUR, e abbiamo una, devo dire, grande responsabilità, siamo stati inseriti in termini di valenza subito dopo il Giffoni, e quindi la rappresentazione che vogliamo dare alla città e la condivisione con le istituzioni locali e regionali è proprio questa: se si fa rete, ciascuno per la propria competenza può dare un apporto significativo dietro queste iniziative che da quest'anno per la prima volta si articolerà nell'arco di 6 giorni con un festival vero e proprio. Ringrazio Marco Bonardelli che seguirà la parte masterclass e culturale dell'iniziativa. Cerchiamo di dare quell'impronta di festival degli adulti, coinvolgendo e facendo partecipare a masterclass, dibattiti, incontri, una serie di professionalità che ancora di più ascrescono il valore di questa iniziativa. Il sindaco si sta scusando, ma sta arrivando, intanto benvenuti in questa sede di rappresentanza del turismo e della cultura che oggi inaugura anche con la presenza importante dell'assessore regionale al turismo. E siamo lieti di essere vicini a questa iniziativa che mette in campo i nostri ragazzi. I giovani hanno tantissime energie e soprattutto tantissime idee da mettere in campo. Il cinema offre l'occasione di poter avere alle spalle le location che poi alla fine restano nella comunicazione, restano nel turismo, restano ovviamente nella conoscenza e nella divulgazione del territorio. Per cui benvengono queste iniziative che consentono nella continuità anche in tantissimi anni di crescere insieme al territorio. Bene, grazie per l'intervento assessore Caruso, assessore Messina. Intanto grazie ulteriormente della partecipazione e della condivisione. Grazie a voi innanzitutto per l'invito, ringraziamento potevo fare, ma dovete consentire ai deputati qui accanto, a Elvira e a Ella, perché grazie a loro ho avuto modo di conoscere questo evento, perché io non lo conoscevo, faccio mea culpa, ma ormai da qualche mese, grazie anche a Sergio, ho avuto modo di apprezzarlo. E con me si gioca facile, perché quando un evento di questo tipo, che già è importante di sé, è l'unico evento del Centro Sud riconosciuto dal MIBAC, quindi significa che ha un peso, e quando un evento va avanti per 9 edizioni significa che c'è un lavoro e una passione dietro, e già questo è un motivo di garanzia. Ma quando un evento di questo tipo va a colpire un settore che io ritengo fondamentale per il nostro futuro, che è quello dei giovani, credo che sia determinante l'apporto dell'istituzione, dell'assessorato che io immeritatamente ricopro ormai da qualche mese, con la delega anche al cinema. Perché ho la convinzione che una società che non punta e non investe sulla cultura è una società destinata a impoverirsi, è una società destinata a crollare dal punto di vista morale, dal punto di vista quindi culturale. Noi dobbiamo necessariamente investire sui giovani con eventi che necessariamente devono essere, dicevo prima, sostenuti, ma che hanno refluenze non solo in un settore che è quello del cinema, che quindi è cultura, ma è un settore che ha refluenze, dicevo, anche nel turismo. Noi puntiamo molto sul cinema, sulle produzioni cinematografiche in Sicilia, le finanziamo perché abbiamo la convinzione che è uno degli strumenti, forse uno dei più importanti per poter promuovere il nostro territorio, la bellezza del nostro territorio,
non solo nel resto d'Italia ma all'estero. Quindi cerchiamo di impegnarci, cerchiamo di fare rete e non dividiamoci, perché a volte le invidie, le incomprensioni non fanno altro che alimentare un processo negativo su quello che è l'immagine del territorio. Un saluto a Nino Genovese, il professore Nino Genovese, che è componente storico della commissione giuria, e Egidio Bernava, presidente regionale della G-Scuola, che ci supporta nella promozione all'interno del circuito cinematografico, visto che queste iniziative dal prossimo anno gli spot migliori saranno distribuiti come pubblicità progresso, perché noi ci interessiamo di problematiche sociali, per cui droga, alcol, legalità, diversamente abili, c'è l'identità, cerchiamo di dare, non è facile, dei messaggi attraverso i ragazzi, perché gli spot devono avere una durata di massimo 30 secondi, dal prossimo anno viene ancora più impegnativo nel sintetizzare e condensare quelle esperienze vissute in attività laboratoriali. Buongiorno a tutti. Allora, veramente vi chiederei di soffermarvi un momento sulle due parole, CAC, Scuola Film Fest, e l'altra è spot cinematografico. Perché vi dico questo? Perché escono due parole importanti, sono il cinema e il film. Il grande merito di Sergio, che io ho seguito insieme a Nino Genovese in questi 10 anni, è aver avuto un progetto di crescita, di conoscenza del cinema. Il cinema oggi continua a restare fondamentale. Ve lo dice uno che fa dei mea culpa enormi, sia come imprenditore cinematografico, perché le monosale, ahimè, non a Messina, ma da Messina a Catania, a Palermo, a Roma, a New York, sono finite. E il cinema pian piano si è trasformato in qualcosa di diverso. Ahimè, i film si sono trasformati, si sono spostati nei grandi centri commerciali, perdendo quello che era l'anima del cinema, che era la parte principale del cinema. Noi ricordiamo tuttora, noi che abbiamo una certa età, ma anche chi non ce l'ha, ricorda probabilmente dei film che abbiamo visto, anche lo stato d'animo in cui l'abbiamo visto. E oggi ci siamo scordati che il film l'abbiamo visto una settimana prima o meno. Io vedevo, con Nino ne parlavamo l'altra volta, con il professor Genovese, che quando c'era il Festival di Venezia, a Cannes, guardavamo l'elenco di film e potevo fare della programmazione di quando andarli a vedere. Oggi se io su Cannes ne vedo uno, è assai, perché dentro di me c'ho quella vocina tremenda, antipatica, brutta, che mi dice no, aspetta questa settimana che esce su Sky o su Netflix. Allora è cambiato questo tipo di approccio. Allora il lavoro che fa Sergio è importante, perché mi riporta i ragazzi in una mentalità diversa. E l'altro lavoro importante lo fa con l'Agis Scuola, certo. Perché l'Agis Scuola, che io rappresento per la Sicilia, oltre l'Agis, è proprio quel meccanismo che vuole riportare i ragazzi a capire che vai al cinema per stare con gli altri, stai alla televisione per stare sempre più da solo, stai al computer, al PC, al tablet per stare sempre più da solo, e arroccarti su delle tue posizioni non di confronto. Chiudo dicendo, è importante utilizzare la creatività dei ragazzi. Noi siamo partiti anche anni fa con il corto cinematografico, ormai siamo ai microcorti, perché superare i 30 secondi e si deve farlo con i mezzi che il periodo ci chiede e ci accetta, che sono il telefonino, che la macchina fotografica particolare, non c'è più la telecamera digitale, tutte le cose, per facilitare, ma questo dobbiamo essere accanto, ognuno per le proprie competenze e per la propria scelta. Io ringrazio l'assessore soprattutto perché ho sentito le parole interessate a questo evento, per stare accanto a questi progetti che creano il futuro pubblico, sia cinematografico ma anche il futuro della cultura di domani. Grazie. Sì. Io sono molto contento di aver partecipato fin dall'inizio a questa bellissima iniziativa di Sergio Bonomo per quanto riguarda appunto questa Sciac Scuola Film Fest, che appunto si prefigge di far partecipare i giovani a queste attività cinematografiche, ma soprattutto metterli a contatto con la cultura cinematografica, con la decodifica anche del linguaggio che purtroppo non conoscono, perché noi viviamo ormai, già il Novecento è stato definito il secolo delle immagini, a maggior ragione il nostro secolo, ed è
diciamo, queste immagini sono viste in maniera assolutamente indiscriminata, senza che ci siano i supporti culturali adeguati, senza che ci sia la conoscenza appunto del linguaggio, che dovrebbe essere compito delle scuole e dell'università. Per quanto mi riguarda, io ho insegnato per una vita intera, insomma, quasi 40 anni, sia nelle scuole, in genere scuole superiori, licei e istituti tecnici. Ho insegnato per moltissimi anni anche storia e critica del cinema alla facoltà di lettere dell'Università di Messina, e continuo a farla all'Unitre, l'Università della Terza Età, perché insomma è qualcosa che è giusto cercare, nella quale cercare di coinvolgere il maggior numero di persone, ma soprattutto i giovani. Ora, nell'arco, diciamo, del mio insegnamento, è una vita che sempre sentivo parlare di introduzione del cinema nelle scuole come materia curriculare addirittura, e solo che questo non è stato fatto mai e probabilmente sarà impossibile farlo, ma in compenso si possono fare appunto quei seminari, quelle lezioni, quei convegni, quei laboratori che consentono ai ragazzi di accostarsi al cinema in maniera critica, con un atteggiamento critico. Lo possono fare gli insegnanti che sono più aperti a queste, a questo tipo di attività, ma è giusto che lo facciano anche delle persone che abbiano una certa esperienza in questo campo, e quindi ben venga un festival come quello diretto da Sergio Bonomo, che ha proprio queste finalità, questi obiettivi. Grazie. Io volevo approfittare, Sergio, se me lo consente, visto che stiamo parlando di identità, di tradizioni, di conoscenza, e ringrazio veramente molto il Nino Genovese per quello che fa, per gli spunti che ci dà, per il coinvolgimento e la passione che mette, insomma, nel suo operato. Ce ne fossero tanti altri, dico, probabilmente la conoscenza della nostra storia nei nostri giovani sarebbe più, come dire, più praticata, più, cioè, se non si conosce la storia, se non sappiamo da dove veniamo, non possiamo arrivare da nessuna parte, cioè questo è il mio concetto. E allora io approfitto della presenza di tanti dirigenti scolastici per chiedere a ognuno di voi, con il mio aiuto, con l'aiuto dell'Assemblea regionale, con l'aiuto del governo regionale, di tutti, non parlo di partiti, sto parlando di tutti, io vorrei che venisse conosciuto, spiegato il nostro statuto siciliano. Io vi chiedo questo, io sono presidente della commissione statuto e vi sto parlando, quindi torno a ripetere, nella qualità di presidente di una commissione che è rappresentativa di tutti, perché su determinate cose non dobbiamo fare distinguo, non dobbiamo pensare a questioni di partito, ma a questioni di conoscenza. E allora io vi chiedo, e sono disponibile a farlo, io vi fornirò, ne parlerò pure con l'assessore La Galla, lo facciamo tutti quanti insieme, vi fornirò delle copie dello statuto siciliano, mi metto a disposizione da sola, insieme a un costituzionalista, come voi preferite, per parlarne ai nostri giovani, ai giovani che ci sono nelle scuole, perché tanto si dice, tanto non si sa. Io non sapevo tante cose, ho studiato tantissimo, perché sono una che vuole approfondire le questioni e che, se parlo, voglio parlare con fatti, cioè con cose reali, senza andare a fare spot o a dire cose che non esistono. Ecco, quindi va approfondita questa, intanto va conosciuta e poi va approfondita questa tematica, e poi i siciliani dobbiamo alzare la testa tutti quanti insieme, io questo ragionamento voglio farlo in altre parti della Sicilia, voglio farlo nel meridione d'Italia, perché noi abbiamo necessità di dire a gran voce: noi ci siamo, noi siamo bravi, noi non siamo quelli che chiedono l'elemosina, ma metteteci nelle condizioni, dateci gli strumenti, perché altrimenti un Ronaldo Cristiano, se ha le caviglie rotte, non può fare gol, eppure è bravissimo, non può fare gol. Quindi la Sicilia può essere campionessa, ma facciamola stare sul campo. E non è slegato il ragionamento che vi faccio dallo statuto siciliano, non è slegato, dobbiamo partire da lì. Marco Bonardelli, responsabile masterclass del festival, cosa ci dice? Allora, io voglio collegarmi a quanto diceva la dottoressa Amata,
che con la cultura si mangia, a differenza di quanto ci è stato detto negli ultimi anni. È vero, perché la cultura è nutrimento per l'anima, e anche il cinema lo è, perché un film ha successo non solo quando incassa, ma anche quando la scelta che il regista fa, il modo in cui il regista decide di raccontare la vita, coincide col punto di vista, il suo punto di vista coincide con quello dello spettatore. Io voglio partire infatti da una frase famosa di Alfred Hitchcock, che forse te la ricorderai, Sergio, che il cinema è un modo di raccontare la vita togliendo le parti noiose, tagliando le parti noiose. E questo è un concetto apparentemente semplice, che però sottintende un altro concetto più complesso, che è quello proprio della scelta, dello stile narrativo del regista, il modo in cui il regista appunto decide di raccontare la vita o parte di essa. E questo, la capacità di un film di comunicare un messaggio, che un film crea identificazione e anche comunicare dei messaggi, rimanendo nel tema della manifestazione, è importante soprattutto per i ragazzi, che sono in una fase della propria vita in cui stanno cercando, diciamo, il proprio stile narrativo, e ovviamente cercano dei modelli che li possano guidare. E chiaramente un film può guidare positivamente in questo senso, proprio perché fornisce messaggi importanti, e quindi di rispetto della collettività, e quindi della legalità, il rispetto verso il prossimo. Tutte cose che credo trattate in questa bestia. È importante in tal senso, oltre alla visione del film, è anche il confronto con il regista o con l'attore che hanno interpretato quel film. Perché più il professionista si mette alla pari dei ragazzi, togliendosi per qualche ora quell'aura di mito, di VIP, più i ragazzi sono meglio disposti ad ascoltare quanto detto, e quindi a recepire ancora di più il messaggio del film. E questo sarà lo spirito delle masterclass. Riguardo ai nomi, non chiedetemi niente, perché ancora non posso anticipare nulla, perché siamo in piena fase organizzativa, e anche perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa, ma posso dire che grandi nomi ci saranno. Grazie.